generale Antonio Telitano para... interviene positivamente. Ottima chiusura da parte del numero 3. Sinoda assoluto protagonista. Sulla linea, il salvataggio. E palla deviata in calcio d'angolo da Stellitano. 10.957 giorni da quando una malattia da calcio si è convertita nella mia seconda pelle. Da quando i miei genitori e mia sorella mi accompagnarono in una scuola calcio. Allora ero troppo piccolo per sapere le difficoltà che ci sono nel trasformare questa passione in un lavoro, che solo un tesserato su 500 diventa professionista, ma la cosa che sapevo e che ho sempre saputo è che credevo fortemente in me stesso. Nel cammino che ho deciso di intraprendere ho convissuto spesso con incertezze, ostacoli e avversità. Sono stato giorni, mesi e anni lontano da casa. Sono partito per luoghi di cui ignoravo l'esistenza e mi sono ritrovato tante volte da solo dall'altra parte del mondo, sconoscendo la lingua e la cultura del mio nuovo paese. Il freddo della Lituania e della Romania, per non parlare dei meno 30 gradi della Mongolia. Giocare sotto il sole cocente della Repubblica Dominicana, per poi immergersi nella passione soffocante di paesi come l'Uruguay e l'Argentina. Come dimenticare gli attimi precedenti al mio debutto tra i professionisti, il tragitto dall'hotel allo stadio e quella sensazione così incredibile sullo stomaco, fatta di adrenalina, ansia e felicità. Ero ad un passo da realizzare quel sogno che rincorrevo sin da bambino. È stato uno dei tanti momenti stupendi che questo sport mi ha fatto vivere, realizzando sogni più grandi di quanto potessi soltanto immaginare. Il mio primo gol, siglato in un derby, aver indossato la fascia da capitano nello stadio della mia città, con addosso i colori che tanto amo, aver vinto un campionato di Serie A nella Repubblica Dominicana ed essermi convertito beniamino di quei tifosi, essere stato l'italiano ad aver disputato più campionati all'estero, essere stato chiamato dalle televisioni nazionali più importanti per raccontare la mia storia, storia raccontata anche in due libri. E da lì nascono i soprannomi di calciatore giramondo e di globetrotter. Ho sempre interpretato il calcio come uno stile di vita, dando tutto me stesso in ogni allenamento, difendendo ogni maglia che ho indossato a morte e giocando ogni partita come se fosse l'ultima. Per questo oggi non ho alcun rimpianto nell'annunciare il mio addio dal calcio giocato. Resterò in questo mondo come agente FIFA, dando il massimo per ogni calciatore che rappresenterò. Ringrazio Dio, consapevole di quanto sono stato fortunato, la mia famiglia per avermi sempre sostenuto e capito. Siete stati e sarete sempre la mia forza e la mia fonte di ispirazione quotidiana. Tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio, presidenti, allenatori, compagni, tifosi, giornalisti, e tutti coloro che hanno avuto parole di sostegno e stima nei miei confronti, ma anche tutti coloro che hanno fatto esattamente il contrario. Siete stati tutti fortemente importanti. Grazie di tutto, Antonio Stellitano.